Ciao a tutti, eccomi qua in trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo e come sempre ogni giovedì ore 15, 16:30, 19:20. Ricordo che poi le trasmissioni fino dal 2001 fino al 2007 sono disponibili su internet sul sito www.federazionepagana.com/radiopagana, in cui Franco se ne prende cura, le registra, ne mette in formato MP3, ne fa un piccolo assunto e chi vuole può scaricarle, cercarle, individuare quello che gli può interessare, e lì c'è un archivio enorme. Allora, ricordo una cosa importante invece per quanto riguarda la radio. Voglio ricordare che questa radio vive sempre con pochi soldi, è molto parsimoniosa e anche ogni centesimo che arriva gli permette di fare grandi cose. Se avessimo i mezzi che non abbiamo di altre radio, che si dicono comunitarie, che in realtà non lo sono, noi potremmo fare delle cose incredibili. Quest'anno gli ascoltatori hanno già contribuito moltissimo per quanto riguarda tutti i problemi, le storie, le cose che abbiamo avuto. C'è la possibilità di ulteriormente aiutare la radio, questa volta a costo zero, almeno per quanto riguarda gli ascoltatori e per chi vuole appunto contribuire. Tutti quanti conoscono Salute Ambiente. Quest'anno con la dichiarazione di redditi, col CUD, col 730, si può scegliere di destinare il 5 per 1000 agli amici di Salute Ambiente. Allora, la cosa è semplicissima: c'è la scheda di destinazione del 5 per 1000 e dell'8 per 1000. Sulla scheda di destinazione del 5 per 1000 ci sono tre caselle. La prima è quella che ci interessa, voi firmate là, e sotto c'è la casella per lo spazio per il codice fiscale. Firmate e scrivete il codice fiscale, che è il 92 17 36 60 28 280, e questo appunto sarà la possibilità di fare arrivare a Radio Gamma 5 e a chi ci è vicino, a chi ci aiuta, il 5 per 1000. Sono cifre che vi possono sembrare, dal punto di vista proprio percentuale, pochissimo. In realtà, con le tassazioni che ci sono, si riesce a ottenere, non dico cifre enormi, ma cifre che a questa radio sono importanti e sono consistenti, che permettono di garantirsi di andare avanti. Allora, sabato scorso abbiamo tenuto la conferenza, mega, mega conferenza, perché c'era stata riempita a più non posso di cose, di eventi, di parole, di presenze a Saonara. Ringraziamo appunto anche l'amministrazione comunale, che molto si è impegnata per creare quell'incontro di culture, che è il nome del ciclo di conferenze appunto a cui noi abbiamo partecipato con un paio di conferenze. La serata era, a parte le varie cose di contorno, ma i temi centrali erano la presentazione di qualcosa sui megaliti, con un accenno appunto più ampio fatto dall'amico Silvano. La parte veneta, per mancanza di tempo, è stata integrata di pochissimo, e poi la presentazione del libro, Il Cappello dei Magi. Una cosa appunto su cui si è incentrato in tutte quante le interventi è il discorso appunto dell'ambiente, della cultura, dei luoghi in cui si vive. Allora, io vorrei parlare di un argomento che può sembrare un attimino non fra i classici e abituali di questa trasmissione, però in realtà il paganesimo, che è sempre attento all'ambiente, a quello che è lì attorno, ha sempre considerato la natura e qualsiasi cosa come significativa, determinante, importante per cambiare anche la personalità. Tutti quanti, e l'abbiamo detto anche sabato sera a Saonara, ci rendiamo conto che ormai il nostro territorio è un territorio messo male, per usare una parola così tranquilla, non spaventosa. È un territorio appunto che viene distrutto, che viene edificato in maniera non corretta, nel senso che non c'è nessun rispetto per l'armonia, per i luoghi. Allora, voglio anch'io inserirmi in un appello che un grande autore veneto come Paolo Zanzotto ha fatto. Paesaggio, Zanzotto chiama i cittadini di buona volontà: uniamoci in una rete per la salvaguardia. Dice il quotidiano, l'appello, il poeta ricorda le battaglie per la tutela di San Giacomo di Veglia e della Valpolicella. Purtroppo, da proteggere, da difendere, da conservare, da vivere, da poter osservare e non essere schifati di quello che si vede, ormai è tutto quanto il Veneto. Se voi girate nelle cose anche più piccole, ci sono delle zone che sono veramente terrificanti dal punto di vista dell'aspetto, della bellezza, del paesaggio. Io, che ho occasione molte volte di andare anche per stradine secondarie o terziarie o molto piccole, mi rendo conto in come in tante zone il paesaggio ormai sia un qualcosa che
fa piangere, per essere sinceri, di come la nostra terra, di come il nostro territorio, di come il nostro verde, le nostre montagne, le nostre colline, le pianure, per non parlare dei torrenti e dei fiumi, perché quando si passano certi ponti si vedono certi fiumi, e ricordo che almeno per noi pagani i fiumi sono delle divinità, e in queste divinità che sono i fiumi vivono le ninfe e molti altri esseri. Trovate un deserto, vedete la mancanza dell'acqua, e ricordiamo sempre, perché io voglio dare un valore alla psicologia, alla psicanalisi, che l'acqua rappresenta il nostro inconscio, è una cosa fondamentale. Bene, vede questi fiumi riarsi, che ormai sono desertici, che in cui c'è un piccolo torrente, un piccolo rigagnolo d'acqua, molte volte inquinato, sporco. Ci rendiamo conto che l'ambiente che abbiamo attorno, questo deserto, questa cementificazione, corrisponde ormai a uno stato d'animo interiore, a un aspetto della nostra anima che è stato dimenticato. E allora noi dovremmo cercare di recuperare la bellezza, di ritornare in sintonia, di riscoprirla. Dovremmo certe volte di essere più attenti, di comprendere che il nostro vivere non è possibile senza la natura, che noi siamo sempre all'interno di questa natura. Non possiamo vederci come degli osservatori esterni, ma qualcosa che viviamo dentro questo. Certo che a vedere questa tendenza suicida, questa tendenza alla cancellazione degli spazi e dei luoghi, che poi anche la cancellazione di spazi psicologici, perché se voi vedete anche la qualità, la sostanza ormai anche della vita psichica, culturale, ambientale, psicologica di molte persone, c'è da chiedersi, da domandarsi qual è la nostra direzione. Fatti di cronaca ultimi e recentissimi ci parlano di paesi in cui un ragazzo va a scuola e per motivi più o meno ampi uccide 30 compagni di scuola. C'è anche bisogno di chiedersi il perché queste persone, essendo questo bisogno così di distruzione, di così di essere così forte, di annientare le persone, di cancellare altre vite. D'altronde noi abbiamo una risposta, sappiamo che la volontà di annichilire, di cancellare, di uccidere appartiene a una visione che il monoteismo ci ha fornito, ci ha dato. Nel senso che abbiamo un libro che va per la maggiore, in cui insegna, dice a qualcuno: se voi non volete che sottomettervi, io vi ucciderò. E d'altronde, giustamente qualcuno ha osservato, e l'ha detto poi in maniera molto concreta, che anche questo fenomeno dei serial killer, che da noi è un fenomeno per fortuna ancora poco presente o totalmente del tutto assente, derivano sempre da una visione cristiana, derivano sempre da una visione monoteistica in cui c'è bisogno di annientare l'altro. E finché noi riusciremo a tenere distanti i monoteismi dalla nostra cultura, dalla nostra vita, e abbiamo lottato per secoli, gli ultimi 2000 anni, si può fare la storia di questa lotta contro il monoteismo, questo tentativo di liberarci da un parassita, da una malattia che è il monoteismo, se facciamo di tutto appunto per ne rimanere lontani. Per fortuna ancora marginalmente la cultura europea non è intossicata e non è avvelenata dal monoteismo. Per fortuna esiste una cultura diffusa, una cultura personale che ci permette di comprendere molte cose, che ci comprende anche di analizzare i fenomeni che abbiamo di fronte e di avere una sensibilità e di avere una percezione, di lavorare a pelle verso questo. Però tutto quanto si sta sgretolando, e le cose che vanno a sgretolarsi si sgretolano non perché esiste un essere malvagio che lo fa, ma perché noi non ce ne prendiamo cura, perché noi non siamo attenti. E bisogna sempre pensare che anche una piccola azione, una piccola coerenza, una piccola lotta, una piccola scelta, per quanto possa sembrare insignificante, in realtà è un grande passo. Allora dovremmo essere sempre consci che le cose, per poter cambiare l'andazzo che non ci piace, non è il chiedere un nuovo governo, una nuova legge, perché non c'è nessuno che possa fare la nostra volontà o realizzare i nostri desideri. E allora compiere una piccola scelta, fare un piccolo passo, essere coerenti su qualcosa, cominciare a rifiutare meccanismi, modelli culturali, forme di vita che ci vengono imposte, proposte, consigliate, è forse la via più semplice. Certe volte basta, ad esempio, per cambiare un po' l'andazzo delle cose, selezionare o decidere quale film andare a vedere o quale libro acquistare.
Può sembrare, appunto, dicevo, un'azione shock. In realtà non esistono le possibilità di stravolgere le cose, di mutarle, di alterarle con una rivoluzione, con una devastazione, con qualcosa di enorme. Soltanto se noi abbiamo un richiamo alla nostra responsabilità, alla nostra sensibilità, alla nostra individualità, al nostro sentire. Solo se noi compiamo regolarmente degli atti di coerenza, facciamo delle scelte di un certo tipo, potremo pensare di trovarci di fronte e attorno a noi un mondo che comincia a piacerci. E lo dico questo appunto sul paesaggio, se volete appunto dalla cosa più immediata, dalla cosa che prima di tutto noi possiamo vedere, basta che noi giriamo per le strade o guardiamo, apriamo le finestre e ci rendiamo conto di come sono costruite città con delle anime terrificanti, come esistono ambienti, situazioni che sono veramente tristi. E allora da questo punto di partenza noi dovremmo partire. Dicevamo che certe volte le cose possono cambiare per una semplice cosa. Basta pensare, ad esempio, in questi ultimi 2 anni abbiamo avuto un fenomeno dal punto di vista dei film, che è bastato poco per mettere in discussione 2000 anni di monoteismo, e mi riferisco al Codice da Vinci. Bene, sappiamo che fra poco ci sarà un altro sequel, cioè che ci sarà la continuità, e che appunto verrà avanti con una nuova opera dal punto di vista appunto dei film, che si chiama Angeli e Demoni. E anche questo sarà un film che consigliamo di andare a vedere, non perché questi film possono avere un significato profondo, significativo, sostanziale, radicale, ma perché portano nella cultura, nella vita quotidiana, in ogni elemento, un qualcosa che ci permette di aggiungere informazioni, di permettere anche agli altri di fare emergere dei dubbi. Perché la cosa fondamentale nella vita non è quella di cercare delle verità, trovare delle soluzioni, delle imposizioni, avere lampadina che si accende e dice io sono un genio e ho la soluzione per i problemi. In realtà la vita ha un senso tragico, e questo non diciamo un senso tragico dal punto di vista greco, cioè la vita va vissuta. Non si deve pensare che ci sarà una ricompensa, che ci sarà un'altra vita su cui potremo affrontare i problemi. E sarebbe sbagliato pensare anche che la nostra vita che stiamo vivendo sia lo scontare, sia l'ergastolo per la vita precedente. Sarebbe veramente un errore fondamentale. Se quello che noi siamo adesso è perché a livello di comunità, a livello di civiltà, a livello di cultura abbiamo fatto certe cose. E in questo caso io voglio anche consigliare un altro film, proprio perché certe volte tramite le cose leggere, semplici, le cose che non hanno in apparenza una grande profondità, non hanno un grande patrimonio alle spalle, non hanno, diciamo, testi basilari, però raccontano vite. In inglese si chiama Goya Ghost, cioè i fantasmi di Goya. In italiano uscirà La passione di Goya o Come l'ultimo inquisitore. Anche qui abbiamo il caso abbastanza tragico dell'inquisizione spagnola, che ha rappresentato un qualcosa di sconvolgente per la nostra civiltà. Bene, guardare anche un film che ci ricorda questo significa anche avere la possibilità di ricollegarsi a qualcosa che viene dimenticato, qualcosa che non viene portato avanti, un qualcosa che qualcuno ha voglia di far sparire. Bene, allora facciamo la seconda parte della pubblicità, perché appunto non avendola fatta tutta quanta all'inizio voglio completarla. Abbiamo fatto una piccola introduzione, abbiamo fatto anche varie digressioni, abbiamo parlato di varie cose, però questa radio, se si sostiene, si sostiene anche tramite la pubblicità. E allora facciamo un piccolo break pubblicitario, ci risentiamo fra pochi minuti. An alna trach, ut was betot, ut jenem weg. An alna trach, ut... Eccoci qua, abbiamo fatto anche la pubblicità che andava fatta, così abbiamo completato tutte quante le tracce. Sì, pronto? Pronto? Pronto, no, c'è Claudio? Claudio non c'è, dimmi pure. Niente, no, volevo sapere come mai non c'è. Ah, però mi dici col lavoro, sto facendo il lavoro a turno. No, volevo salutare Claudio, scusami. Nessun problema, dai, giovedì prossimo lo puoi risentire. Ok, grazie, scusa, ciao. Ciao, ciao. Sì, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Sento, qua se ti interessa, il demone toccateci in sorte, no? Sì. Che ho preso.
Era adesso teleso l'inizio, diciamo. Beh, dai le coordinate bibliografiche così gli ascoltatori sanno a cosa. Le coordinate era Adriano Lanza, sì. Il demone toccatoci in sorte, Moretti e Vitali. Dunque c'è un livello che costa tanto, dunque c'è 14 euro, c'è sempre della serie mito e psicanalisi o la psicanalisi del mito. Il libro riprende il tema trattato nel Codice dell'anima di James Hillman e intendeva reintrodurre nella psicologia la nozione antica del daimon, personificazione del destino che sovrintende al corso del... Che poi sarebbe da spiegare a lungo il discorso del destino, comunque, perché sai, noi abbiamo un concetto di destino come di qualcosa già descritto di fatto, in cui non saremo soltanto il treno che corre su un binario. Esatto. Che lì sarebbe da discutere sul discorso di fatto e destino. Ancora, sì, sopra, insomma, ecco. Vuoi pure avanti. Il corso della vita dell'individuo è nozione trascurata, ma ancora valida, per proporne un approfondimento. Un riferimento privilegiato viene fatto a Schopenhauer, che a quel tema aveva dedicato un suggestivo saggio. Il discorso è strutturato secondo una scansione paradigmatica di fasi di comprensione del significato attribuibile alla propria situazione esistenziale, che dovrebbe condurre a partire dalla primitiva accettazione ingenua, passando attraverso un momento di rottura, alla riconciliazione con la realtà. La proposta dell'autore ha come presupposto la perdita di senso, quale malattia dell'anima che affligge l'uomo nel presente stato della civiltà occidentale. Nell'attuale voga. Sì, poi sarebbe anche da spiegare cosa intendiamo per senso della vita, perché sai. Nell'attuale voga del philosophical counseling forse ci può attendere qualche salutare stimolo di riflessione anche da un filosofo e proprio da un filosofo come Schopenhauer, interpretato da un punto di vista diverso da quello comunemente adottato, ecco. Purtroppo sì, sai, la nostra cultura ha molti pregiudizi e molti concetti anche sbagliati su autori antichi o più o meno antichi, insomma. Sì, tre lavorazioni diciamo da studiare su questo libro, insomma, ecco, che è una roba, insomma, molto da, se parte da Hillman, se passa da Schopenhauer, che c'è tanto da lavorare, capisci? Sì, beh, dato che i percorsi della nostra cultura sono molto ampli, bisogna saperli farli riemergere. L'importante è l'ordito, cioè la trama che li dica tutti quanti assieme. Sì, quell'ordito lo possiamo ricostruire soltanto noi, cioè con la nostra cultura, con la nostra esperienza. Se non siamo degli attenti tessitori, rischiamo che appunto queste siano soltanto nozioni e dobbiamo riuscire a trasmetterle e a trasformarle in qualcosa di diverso. Esatto. Dopo, cambiando un po' il discorso, te senti, io adesso ho letto qua il giornale, ma adesso sfogliarlo, perdo tempo. Comunque, in sintesi, in linea massima, ho letto che c'è un certo distacco, una certa, diciamo, rottura tra creazionismo dentro il Vaticano. Sì, beh, quella sai, perché loro hanno... Stanno puntando sul disegno intelligente, il disegno intelligente riesce a conciliare sia il creazionismo e sia anche il discorso appunto darwinista. Il darwinismo. Sì. Era che il basilio baruffare tra darwinisti e darwinisti, però non darwinisti, no? Cioè evoluzionisti in toto, ma con una certa disegno di uno... Sì, beh, sai, anche il darwinismo, non, cioè, se pone il caso, ti dico, è già un qualcosa che nella nostra esperienza di civiltà nel caso non esiste, cioè, tutto quello che avviene per trasformazione di cose che esistono, non casuali, cioè, per cose possibili. Possibili, sì. E naturalmente, che se la parte conservatrice del creazionismo più... Posso comunque essere in baruffa, che sei in cosa, perché guarda,
assumersi. Sì, ma sai, vedi, ma vedi qual è questi, cioè questi qua non sono combattimenti intellettuali veri e propri, sono più incontri di wrestling, cioè sono finte lotte, perché devono darti la possibilità che tu ti schieri sempre dalla loro parte dentro quel gregge, esatto, e di conseguenza non c'è nulla di sostanziale, perché cioè esiste sempre il prete buono che fa la bella perdicuccia, esatto, e il prete che andrebbe a riaccendere il rogo, però esatto, questi due hanno sempre un riferimento, obbediscono alla stessa organizzazione, e tutti quanti hanno un modello. Il modello chiaro, è sempre suo, il modello è sì, sempre quello, hai capito? Cioè è sempre suo, quello è il modello, cioè il modello è tabù, cioè non si deve spostare da quel punto. Guai, sì, un eretico, te brucia, ancora adesso, insomma. Cioè siete sposti dal modello, impossibile spostarsi, perché il dogma anche peggiori, cioè se diventa un, cioè i preti buoni qui che fa del bene, i missionari che fa che sì, perché poi cioè, fanno preti buoni, non ce ne sono, preti che riescono a camuffarsi, sì, e fanno, riescono a raccontarti che sono buoni, poi nella sostanza non fanno nulla di buono, insomma. Esatto, sì. Dopo un'altra notizia, ho visto ieri la biga d'oro degli Etruschi, non so se l'hai vista. Sì. È stata venduta per 95 lire da un contadino per ferro vecchio. No? Sì, ma vedi, anche su quello discorso sarebbe da fare una piccola precisione. E se fosse rimasta in Italia, dove sarebbe? Appunto, è la domanda che mi sono fatto anch'io. Cioè io preferisco che qualcuno se ne prenda cura, che la esponga, che la faccia vedere, perché sai, gli americani, almeno quelli di un certo livello, capiscono che hanno fatto per gli affari e lo fanno. Ma i nostri musei come sono messi? Il punto sarebbe sparita lo stesso, sarebbe fusa. Sì, nel senso, cioè, avremmo avuto la possibilità di esporlo, tenendo conto che poi c'è un discorso che i musei funzionano se hanno finanziamenti, ma quando i soldi dello Stato, che sono pochi, vengono stanziati per fare cose assurde, prendiamo l'esempio l'8 per 1000, e l'8 per 1000 c'erano centinaia di richieste, ne sono state esaudite pochissime, perché i governi di tutti i colori hanno sempre preso quei fondi e li hanno stanziati da altre parti. E logicamente quando c'è questa mentalità che la cultura è un costo, e nessuno investe, cioè guarda anche le scuole, cioè nel senso che no, è meglio che stai a metropolitana almeno ma ti dico, cioè io se noi prendiamo Vicenza e le laminette paleovenne trovate a Vicenza, è stato un tombarolo che le ha fatte avere il museo. Cioè, è il tombarolo che ha segnalato il posto, perché chi ha costruito l'edificio in cui sono le mete paleovenete ha scavato, portato in discarica, buttato in discarica. Il tombarolo che aveva una preparazione non da poco l'ha capito, l'ha segnato e l'ha fatta avere. Esatto. Allora a questo punto è meglio un tombarolo che porta qualcosa che noi possiamo vedere o qualcosa che viene fatto sparire? Perché quante cose vengono finite buttate sotto il cemento o tritate come rifiuti? Esatto, e quanto in sarà veramente sparse, diciamo, seppellite appena a fior di terra, insomma, ecco. Sì, ma il nostro è un territorio ricco, eppure ti dico tante cose, cioè non si trovano i fondi per esempio per fare le campagne di scavo. Chi parla con chi fa archeologia si rende conto che i finanziamenti sono sempre miseri, ma perché devono essere miseri? Se dicono che l'Italia potrebbe essere un qualcosa che col turismo funziona, ma perché non si dà l'elemento di far funzionare il turismo, ad esempio, dal punto di vista archeologico? No, non è possibile. No, perché proprio perché c'è una volontà di distruzione della nostra cultura. C'è la distruzione, sì. dopo che c'è di pescecani naturalmente pronti a tasanare. Sì, sai, se ci fosse la visita di qualche usurpatore del titolo di pontefice di Roma, tutte le amministrazioni comunali sarebbero pronte a trovare i soldi per fare le strade su cui passerà, per sistemare i sentieri, per fargli fare le messe. Però quella disponibilità e quella velocità che c'è, ad esempio, per quando si muove un usurpatore del titolo di pontefice, perché non si può fare anche per altre cose che hanno a che fare con la cultura, con l'ambiente? Perché non interessa, perché c'è la cultura, è questa qua, non serve a niente, perché la gente è abituata a ragionare con questo di fede, perché noi abbiamo un modello culturale che solo se sei obbediente, e hai fede, cioè hai ignoranza, sei una brava persona. Si dice è una persona di fede. Ma no, cosa vuol dire fede? Che rinuncia alla sua intelligenza, eppure sono persone considerate bene, insomma. Finché dura questa. Ma anche nei nostri paesi, ad esempio, di una persona diceva sempre a messa la domenica, ma
leggesse un libro in più. È una era una brava persona, sì. Tre persone, ma era una brava persona. Sì, ma quanti libri ha letto nella sua vita? Cosa ha fatto per la cultura? Assolutamente niente, insomma. Salutava tutti. Sì, poi ti dico, le persone muoiono, vanno al cimitero, vanno a devastare le montagne perché devono fare per delle persone che tante volte incapaci, che sono stati veramente qualcosa che hanno impedito la vita, e si vanno a devastare le montagne per scavare il marmo migliore per fare la tomba migliore. Esatto. Sì, io preferirei che il marmo rimanesse dove è e potermi godere la montagna. Questo uguale, acque stanno costruendo delle case, non so se hai acque, no? Sì. Arriva le acque, stanno spaccando la collina per fare... Ah beh, e tieni conto che lì c'erano insediamenti paleolitici. Esatto. Cioè nel senso... Stanno costruendo, Sì, sì, ma l'ho visto, cioè, se dove c'era la trattoria è stata veramente una cosa enorme. Esatto, sono già andati su. Cioè, c'erano due focolari del paleolitico, ecco, in quella zona, tanto per dire, non lo so, è una delle tante cose, insomma. Sopra di parlare di paesaggio, basta pensare, parliamo di attualità, parliamo delle torri di Bassano, che vogliono fare due megatorri alte decine di metri, che non c'entrano, pur essendo di un grande architetto, o considerato un grande architetto, che andrebbe a devastare completamente l'immagine del territorio. Ma se siamo riusciti a salvare un minimo del territorio, un certo aspetto del nostro territorio, ma perché dovremmo farci due torri che non c'entrano assolutamente di quel paesaggio? La mania delle torri dal 2001 in poi, c'è la mania di queste torri. Sì, no, ma cioè, neanche a Bassano, cioè, noi siamo partiti parlando di paesaggio. Cosa servono due torri gigantesche? Cioè, non serve niente. Significa alterare ancora di più un territorio, un ambiente e soprattutto il panorama. È un... A parte che sta male. Sì, anche perché sono brutte. Dal punto di vista architettonico sono brutte. Brutte, cioè, sta malissimo, è brutte, insomma. Guarda Bassano, vieni solo da Valsugana, vieni solo da Navà e dopo che c'è la foce, dove stai, dottore, dove... Cos'è che te vedi dottori? Sì, esatto. La bellezza della... Cioè, quel poco che è rimasto, almeno cerchiamo di conservarlo. Esatto, insomma. Esatto, lo spazio, insomma, quella veduta... dopo che sai che l'affare della Bibbia, che ha corteato in Turchia... Sì, beh, d'altro non sai... cioè, non c'è... Vedi, della Turchia danno questa notizia, però la notizia è che 1 milione di persone sono scese in piazza. Esatto. Vabbè, alcuni giornali parlano di 300.000 persone, ma dai dati più attendibili 1 milione di turchi sono andati in piazza perché non vogliono un capo di Stato islamico. Esatto. Cioè, allora a questo punto fa più storia queste tre persone uccise. Sì. Cioè, e cosa hanno fatto queste persone? Facevano soldato, stampavano Bibbie, esatto. Diffondevano libri religiosi. Sì. È una cosa terribile perché queste cose non si fanno, non si affrontano le altre persone uccidendole, non si fa. D'altronde i monoteisti farebbero la stessa cosa, cioè nel senso che dall'altra parte ben volentieri avevano fatto le crociate. Bene, allora, premesso che queste cose non si fanno, ma la cultura viene fatta da queste persone che ti stampano la Bibbia o da quei milioni di persone che in Turchia vanno in piazza, sfilano e dicono noi non vogliamo un capo di Stato islamico? Cioè, Però la notizia, che è una notizia importante, che dimostra che non tutti sono uguali. Come che è date notizie, capisci? Per questo te l'ho detto, come che vengono date dai giornali, capisci? Cioè, i martiri cristiani, i soliti... E allora, quelle tre persone, che sono morte in maniera orribile, siamo d'accordo, quelle tre persone sono importantissime. Quel milione di persone che poi vivono giorno per giorno nella loro cultura e che cambiano la loro cultura e che sono presenti e si fanno vedere, che sostengono da parte nostra. Non subito a quello di avanti questi qua che sicuramente avevano finanziamenti da parte di altre realtà, per chi stampa Bibbia sempre i grandi aiuti e i grandi sostegni. Ma queste persone che giorno per giorno dicono noi non vogliamo diventare uno Stato integralista, chi li sostiene, chi li appoggia? Chi se ne prende cura di loro? Chi gli dà il loro sostegno? Nessuno. Cioè neanche le televisioni, neanche i giornali. Eppure ti dico, il minimo erano 300.000 persone. Cioè che sfidano un fondamentalismo in casa loro, tra l'altro. Cioè non è che noi andiamo a protestare. Sì, non sei uno scherzo, insomma. Non sei facile andare fuori da voi anche... Io insomma andare fuori a sfidare, fuori in piazza.
perché se ti si controlla, insomma, il giorno dopo viene torta e sì, no, ma allora significa che quelli sono degli, veramente degli eroi. Cioè, quelli sono, quello è veramente eroismo. Perché proprio lottare in quella maniera, ricordare il diritto di non avere uno Stato integralista. Se, scusa, e se noi se qui in Italia proponessero di eleggere razze in capo dello Stato, sì, pensi che un milione di persone andrebbero in piazza a protestare o in piazza a sostenere? quante 30 persone. chi andrebbe in piazza a protestare? Sei. Cioè. Ferma. No, cioè ci sarebbe lo stesso che c'è stato in Turchia, un milione dice no, l'Italia è uno Stato laico, ecco. Che addirittura, cioè, se si fa una manifestazione, subito usare le espressioni più particolari perché si offende, perché si attacca a qualcosa. Cioè, uno fa una scritta, ad esempio, su Bagnasco ed immediatamente si fa l'interrogazione in Parlamento come fosse successo la fine del mondo. Va bene. Attento, a proposito del libretto, sì, te ordino? Sì, grazie, mi fai un favore così. Okay, perfetto, bene, d'accordo. Bene, ciao Ivano. Ciao, ciao. Bene, difatti appunto era una notizia che era in scaletta, quella della Turchia, e appunto una notizia che poi altre novità hanno coperto, hanno fatto sparire, ma che era proprio il discorso fondamentale, che esiste un movimento politico, un movimento di persone, non poche persone, in un paese come la Turchia, in cui non vogliono un imam capo dello Stato. Allora invece noi ci troviamo in Italia, che ufficialmente è uno Stato che dovrebbe essere laico, in cui un signor Ratzinger e compagnia può dire ai politici: voi dovete obbedire alla mia direttiva, alle mie imposizioni. E ben pochi vanno in piazza e ben pochi protestano. Allora sono più avanzati il milione di turchi che va in piazza per rivendicare il diritto a avere uno Stato laico, o sono più arretrati i politici italiani? E questa è una notizia che andrebbe per me ricordata, per far capire che certe volte, quando si parla di scontro di civiltà, questo scontro di civiltà non esiste, perché dall'altra parte sono persone come noi che rifiutano il monoteismo, che rifiutano i concetti folli di tutte le religioni rivelate, che rifiutano i profeti del monoteismo e che dicono: noi siamo persone che hanno dei diritti. Allora, se in Italia esiste qualcuno che vuole lo Stato teocratico e in Turchia c'è qualcuno che non vuole lo Stato teocratico, c'è uno scontro di civiltà? No, in realtà non c'è lo scontro di civiltà, perché l'unico scontro che c'è è a livello mondiale, e non è tra i paesi occidentali e i paesi orientali, ma tra chi all'interno di questi paesi vuole uno Stato fondamentalista. E c'è da ringraziare, da sostenere questo milione di persone che in Turchia hanno protestato contro il tentativo di eleggere un islamico a capo dello Stato. Vedremo se in Italia ci sarà la stessa volontà nel protestare se un cattolico vada al governo. E su questo argomento, della democrazia, del monoteismo, delle forme politiche, c'è stata di recente anche un'altra notizia, la ripubblicazione di un libro di un politologo che è Giovanni Sartori, che dice, a parte la mia non condivisione di quello che lui dice esportare la democrazia è possibile, ma l'ostacolo è il monoteismo. In realtà sì, l'ostacolo è il monoteismo, i sistemi politici non si esportano certo in come ci hanno abituato certi governi occidentali a fare. Però nel suo intervento, nel suo scritto, Sartori dice chiaramente che tutte le forme politiche che sono basate sulla sovranità delle persone o sul diritto delle persone a manifestarsi incontrano un grande problema che è sostanziale, che è radicale, che è quello del monoteismo. E di conseguenza tutte quante le forme di potere rappresentativo o che possono fornire qualcosa ai cittadini, al diritto di manifestarsi, di essere presenti, di esporre e di realizzare le loro idee, è dato dal monoteismo. E lui porta anche un fatto interessante, dice: esistono dei paesi che non avevano la democrazia o una forma occidentale. Sì, vediamo, c'è una telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Guido, ciao. Di Campo San Piero. Senti, ultimamente mi è venuto tra le mani un libro scritto a suo tempo da Voltaire, il padre dell'illuminismo e della tolleranza, è intitolato Juif, giudei, sì, gli ebrei, ed è a cura dell'editore Claudio Gallone. Ecco, sono venuto a sapere che... Ma quello dovrebbe essere la parte relativa al dizionario filosofico, la voce o no?
perché hanno fatto anche delle edizioni della voce ebrei presa dal dizionario filosofico di Voltaire. Sì. Mm. Ecco, dunque questa voce non appare nel dizionario enciclopedico, bensì in questo libretto che è un libello, un manifesto dell'antisemitismo moderno, cioè offre spunto addirittura contro l'intolleranza verso gli ebrei, a cura del padre della tolleranza, Voltaire. Sì, però vedi, c'è un discorso da fare, dobbiamo parlare. Dunque, fa delle considerazioni, cioè io faccio delle considerazioni, e cioè i più grandi letterati, tipo Céline, ha scritto Bagatelle per un massacro, sì, ed è intollerante al massimo verso, sì, gli ebrei. Per non parlare, se tu prendi, Guido, mi senti per telefono o per radio? Io per telefono. Ah, aspetta, pronto, mi senti? Io ti sento per radio. Sì, allora mi senti per radio. Se tu pensi che ad esempio Otto Wanninger, cosa ha scritto Otto Wanninger, non so se hai mai letto Otto Wanninger. Ma sarà qualcosa che non funziona. Mi senti o no? Io sì, ti sento. Ecco, Otto Wanninger ha scritto, ad esempio, che pure era un ebreo, ha scritto anche lui cosa sugli ebrei. Però, sai... certe volte si confondono gli ebrei con la religione che hanno manifestato. Di conseguenza non è tanto antisemitismo, è tanto antimonoteismo, che in realtà sarebbe antigiudaismo, sì, antico. Sì. Comunque posso proseguire il discorso, arrivavo a queste tue conclusioni a condividerle. Dunque, anche Shakespeare addirittura nel Mercante di Venezia prende come protagonista un ebreo, Shylock, come prototipo dell'avaro. Sì, Shylock. Ecco. E mi sono chiesto come mai non c'è popolo, anche qui europeo, che non abbia odiato gli ebrei. Mi sono chiesto, ci sarà qualche motivo, senza giustificare le persecuzioni di cui sono stati oggetto. Beh, però, diciamo che l'antisemitismo è l'antigiudaismo. Qualcosa per cui si sono resi invisi agli altri popoli ci deve essere stato. Beh, Voltaire lo individua dalla religione che hanno professato, e cioè una religione monoteista che ha per Dio un satrapo, guerrafondaio, senza senso della giustizia, addirittura tramite i suoi profeti ferma il sole, che d'altra parte è sempre fermo, ecco, per poter portare a termine un massacro verso le popolazioni cananite locali. Sì. È un Dio ributtante, insomma, non si può considerare Dio quello che è la quintessenza del demoniaco. Ecco, una religione di questo tipo, è la tesi di Voltaire, ha forgiato un popolo barbaro, disumano, che si attira per queste sue negative caratteristiche l'odio degli altri popoli. Voltaire dice: io non voglio mettermi sul piano di quelli che odiano gli ebrei, però, dice, parlando di tolleranza, per tolleranza io intendo sopportare qualcuno tappandomi il naso per non sentirne la puzza. Ecco, e ti leggo la frase finale di Voltaire tradotta: insomma, non troverete in essi, cioè negli ebrei, che un popolo ignorante e barbaro, che unisce da molto tempo la più sordida avarizia, il Mercante di Venezia di Shakespeare, e la più detestabile superstizione, cioè il tipo di monoteismo praticato, e al più tenace odio per tutti i popoli che li tollerano e li arricchiscono. Tuttavia, conclude Voltaire, il ne faut pourtant pas les brûler, cioè non bisogna bruciarli. Sì, è il massimo che lui concede come tolleranza. Cioè, questo mi ha fatto molto riflettere, perché tutti i popoli in Europa li hanno odiati. Beh, io mi sono chiesto, ma vuoi che gli ebrei non abbiano un motivo per essersi fatti odiare? Sì, beh, il motivo religioso. Questa è la domanda mia. E la risposta l'ho trovata in Voltaire. Non so, uno la può condividere oppure no. No, ma infatti... Comunque questo è il libro che mi è venuto tra le mani. Bene. Ecco, chiudo. Bene, grazie Guido. Ciao. 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 No, sull'argomento c'è appunto da approfondire. Esiste anche un libro della Carocci che si chiama Giudeofobia e che parla appunto dell'origine di questa avversione. In realtà
questa avversione non è tanto per un popolo, per una razza, per un singolo, ma in quanto per una religione. Nell'antichità c'era proprio questo problema nel fatto che questo popolo aveva la caratteristica di discriminare gli altri in base alla religione, cosa che nel mondo pagano non è mai esistita, cioè che nessuno mai veniva discriminato per la religione. E il fatto che, ad esempio, dove fossero presenti queste comunità, gli altri, gli esterni che non avevano la visione monoteistica, venivano discriminati, e nell'antichità questo non si comprendeva. Purtroppo, dopo, con l'avvento del giudeo-cristianesimo, noi siamo abituati a imparare, e abbiamo imparato purtroppo a discriminare le persone per la loro religione. Di conseguenza, di fronte a una sensibilità ben diversa, di fronte a una sensibilità in cui era importante le persone, il singolo, la comunità, il fatto del cittadino, il pensare di discriminare con qualcuno per la religione era visto come un fenomeno veramente terrificante e mostruoso, uno dei più cattivi. Se poi si aggiunge il fatto che i testi fondamentali dei monoteisti hanno sempre questo gusto per il sangue, per il massacro, con un Dio, perché non è la volontà di sterminio, non appartiene al singolo, ma c'è sempre questo Dio dei monoteisti che dà questo ordine di sterminio. E allora, per chi ha un giusto sentire, per un pagano, dire: ma com'è possibile concepire un Dio che ha la sua fierezza, che ha tra i suoi comandi, tra i suoi desideri, il fatto di uccidere gli altri? Se voi pensate, sono trascorsi pochi giorni da una festività giudaico-cristiana che è la Pasqua, ma la Pasqua è un fatto simpatico per i cristiani, bello, in cui si deve festeggiare, ma non si ricorda, o non si vuole ricordare, o non si dà importanza, che questa Pasqua sia generata da un fatto ben semplice, che il Dio dei monoteisti abbia scelto di uccidere tutti quanti i primogeniti d'Egitto. Ebbene, questo lo si trova giusto, lo si trova bello, lo si trova simpatico, degno di far festa. Ora ponetevi nella condizione, appunto, di un altro popolo che ha un sentire diverso. Dice: come voi potreste combattere, voi potreste lottare, voi potreste fuggire, potreste fare qualsiasi cosa, eppure non lo fate, eppure siete felici, vi raccomandate, vi raccontate, sostenete che il vostro Dio, come caratteristica, ha quello di uccidere gli altri. D'altronde, quando promette anche la Palestina, gli promette che possono andare lì e possono annientare tutti. Ma questo concetto di conquista, di guerra, non è un concetto che i pagani o che gli antichi popoli avevano, o che le antiche civiltà avevano. E di fronte a questa atrocità, di fronte a questa mostruosità, era logico che le persone non comprendessero perché i monoteisti fossero monoteisti. E di conseguenza esistevano delle forme, appunto, di allontanamento, di rifiuto. Difatti, che i monoteisti fossero pericolosi, l'abbiamo sempre avuto da quando hanno avuto i contatti con altre civiltà. Se voi pensate, per un pagano non è importante lo strumento che si usa per un rito, perché qualsiasi cosa può essere utilizzata per fare un rito, per vivere in un certo ambiente, per essere all'interno della natura. Uno non ha bisogno di orpelli, di attrezzature, lo fa in base alla sua cultura, agli strumenti, all'ambiente, ai suoi gusti, ma potrebbe celebrare anche con altre cose. Già il semplice fatto, ad esempio, di stare abbracciati a un albero, per un pagano è un rito, il fatto di immergersi in certe fonti, per un pagano è un rito. Bene, quando i romani ebbero la sfortuna di conquistare, come diceva Zoran nel suo libro Il Funesto Demiurgo, avessero voluto gli dèi che la Palestina non fosse conquistata all'impero, quando conquistarono la Palestina si accorsero di questa importanza per gli oggetti, per proprio, quasi questa proprio mania. E il grande rabbino, per celebrare i suoi riti, aveva bisogno di un particolare abbigliamento. Cosa fecero i romani per controllare queste cose? I governatori romani si presero in carico, si tenero presso di sé tutti quanti questi abbigliamenti, e quando i rabbini, i grandi sacerdoti di Israele, volevano celebrare questi riti, dovevano andare al governatore romano e chiedere: fa, per favore, ci presti, ci dai gli abiti per fare questi riti. Questo dimostra di come i romani avessero compreso di quanto fosse la follia del monoteismo, il fatto che per celebrare un rito, per fare un qualcosa, avessero bisogno di indumenti. E cosa fecero per cercare di controllare questa pulsione, questa energia così negativa? Li bloccarono semplicemente prendendosi i loro abiti di cerimonia, conservandoli e stabilendo dietro richiesta di darli. Questa è già una caratteristica che dimostra come il monoteismo sia in sé folle,
e dice come io non posso fare una cosa perché non ho quel particolare abbigliamento. E questa veramente è la follia del monoteismo. Però dimostra dall'altra parte quanto erano attenti i romani, quanto avevano già compreso di come il monoteismo andava controllato. Sì, pronto? Pronto? Ah, basta, basta. Basta cosa? Vedete, questo è un bravo monoteista, un bravo cattolico che sta qui ad ascoltarsi, chiama e dice basta. Certo, dice basta a se stesso, dice basta al suo fallimento, certo non ne può più, si è accorto di essere stato ingannato, fregato, di essere stato appunto condizionato, e di fronte a chi gli ricorda la sua follia, la sua perversione, il suo annientamento, non ha altro che dire non farmi soffrire più, basta. Ma d'altronde noi faremo sempre soffrire finché c'è possibile all'infinito i monoteisti. Questo proprio perché meritano questo, nel senso che il monoteismo è un qualcosa che non può lasciare in pace gli altri. Se un monoteista se ne stesse all'interno della sua follia, all'interno della sua pazzia, no, questo non sarebbe un problema. Il problema è quando questo regolamento diviene per gli altri. E ora torniamo, abbiamo fatto questo riferimento, dicevamo, all'antichità in cui l'impero di Roma cercava di controllare il meglio possibile la follia del monoteismo prendendole possesso di certi indumenti. Sì, pronto? Pronto? Niente, l'ascoltatore vuol solo far sapere che ha chiamato. E ritorniamo appunto dove eravamo partiti, da questo articolo, da questa nuova edizione del libro sui sistemi rappresentativi di Giovanni Sartori. Dice: esportare la democrazia è possibile. Io qua sono molto dubbioso, molto scettico, ma l'ostacolo è il monoteismo. E dicendo che appunto la religione è importante e che come la religione possa cambiare, modificare o funzionare in maniera efficiente, dice esistono al di fuori del contesto europeo due stati che hanno sviluppato sistemi politici analoghi a quelli occidentali senza grandi problemi. Questi stati sono appunto l'India e il Giappone. Ma questo è stato possibile sostanzialmente perché questi qua non erano monoteisti, avevano una religione che permetteva ai cittadini di poter scegliere. Una cosa del genere non sarebbe stato possibile in altri ambiti. Sì, pronto? Pronto? Anche questo ascoltatore vuole farci capire che siamo che è all'ascolto. Io lo ringrazio per la sua attenzione, però Radio Gamma 5 non ha sistemi di audit e di rilevamento del numero delle telefonate, perciò anche se non chiamano sappiamo che sono all'ascolto e che vogliono parlare. È sufficiente questo. Sì, pronto? Mi chiamo Paolo. Ciao Paolo. Allora, puoi parlare più vicino al telefono perché ti sento male. Allora, io, secondo me, gli ebrei sono stati invisi